Siamo dal vivo, benvenuti, grazie a tutti per esserci. Sono Dario Onofrio dell'Arci di Como e per Ecoinformazioni. Lascio subito la parola a Roberto Fumagalli del Circolo Ambiente Ilaria Alpi per introdurci questa serata. Bene, buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia e da parte di Arci Como, che con la voce di Dario si è già presentato. Questo incontro sta dentro anche a un progetto che si chiama Como Futuribile, che coinvolge parecchie associazioni della provincia di Como, con Arci appunto capofila, con cui abbiamo strutturato una serie di eventi come questo, che tra l'altro sta all'interno di un'altra rassegna che purtroppo si è interrotta la scorsa primavera, che abbiamo chiamato Quattro Colpi all''Ndrangheta e che, se riusciremo, riproponiamo a marzo del prossimo anno. Una rassegna articolata che vede sempre la presenza di testimonianze da parte di scrittori, giornalisti, magistrati sui temi della presenza della criminalità organizzata nel territorio, quindi in particolare nella provincia di Como, ma con uno sguardo ovviamente a tutta la Lombardia e al nord Italia. Dentro questo percorso, questa rassegna, ci stanno sei comuni che ringrazio, alcuni sindaci e assessori sono presenti anche all'incontro di oggi, che sono i comuni di Alzate Brianza, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba, Mariano Comense. Ha dato l'adesione all'incontro di oggi anche il comune di Tavernerio. Do la parola subito a Paola Pioppi, che altrettanto ringrazio, giornalista del giorno. Non ci sarà invece Fabio Fimiani di Radio Popolare. Già Dario si è raccomandato sull'aspetto legato alla chiusura dei microfoni, tranne dei relatori, ovviamente. Ci sarà in qualsiasi momento la possibilità di intervenire in chat, eventualmente dopo il primo giro di telefonate, anche con eventuali domande via video. La parola a Paola, che ringrazio. Bene, io saluto la dottoressa Dolce, la ringrazio come sempre della sua disponibilità per darci delle informazioni sempre utili su quello che ci accade attorno. E, visto che il tema è strettamente legato appunto all'emergenza Covid, a quello che si è vissuto e stiamo tuttora vivendo, io partirei subito chiedendole di fare un inquadramento di quello che accade in questa situazione. Voglio dire, questa emergenza sanitaria ha limitato certamente una serie di libertà e di opportunità di circolazione delle persone, ma ha anche avuto delle ricadute economiche e occupazionali che non sono ancora terminate, che stiamo cominciando forse solo ora a percepire. Io volevo chiedere alla dottoressa se la DDA ha già, presumo di sì, iniziato a monitorare, cercare di capire come la criminalità organizzata possa infiltrarsi e approfittare di questa situazione, con quali strumenti, in che modo, con quali condotte. Buonasera a tutti. La DDA di Milano, come ripeto io, è sempre al pezzo e quindi noi fin dall'inizio abbiamo monitorato la situazione attraverso i nostri sensori e abbiamo colto immediatamente una evidente fibrillazione da parte dei nostri indagati. Si tratta per lo più di soggetti affiliati contigui all''Ndrangheta, che naturalmente si sono dati da fare per trarre profitto di questa grave crisi sociale ed economica. Quindi nel primo periodo del lockdown, per esempio, molti di loro erano assolutamente impegnati nel reperimento di presidi sanitari. Se ben ricordate, era difficile in quel periodo, parlo del periodo di febbraio, soprattutto marzo di quest'anno, reperire mascherine. Ecco. E loro si sono immediatamente attivati per procurarsi grossi stock di mascherine da vendere naturalmente a prezzi maggiorati. Lo stesso per altro tipo di presidi sanitari. Si sono poi interessati di società, piccole ditte che operano nel settore dei servizi cimiteriali e delle pompe funebri. Ancora
hanno mostrato interesse a rilevare società che fossero in possesso di autorizzazioni per l'attività di sanificazione. In questo momento è importante l'attività di sanificazione degli edifici, anche vedete Palazzo di Giustizia di Milano viene in varie fasi sanificato praticamente quasi ogni giorno. Quindi sono servizi che sono diventati essenziali e la criminalità organizzata ha mostrato un evidente interesse verso questo tipo di attività perché li prospettano come estremamente profittevoli per loro. E altro settore nel quale sono comunque da tempo impegnati è quello dello smaltimento dei rifiuti. Anche qui c'è tutto il tema relativo allo smaltimento dei rifiuti di carattere sanitario. I rifiuti Covid che vengono raccolti nelle abitazioni dove sono presenti soggetti sono considerati rifiuti da raccolta indifferenziata, ma è opportuno che sia monitorata la filiera di smaltimento, tenuto conto appunto che si tratta di materiale che potrebbe teoricamente essere ancora infetto. Quindi l'interesse a trarre profitto da questa situazione di crisi economica si è mostrato fin dall'immediatezza, fin dalle prime avvisaglie della pandemia. Devo dire che poi un altro aspetto che pure è oggetto di nostra attenzione è l'interesse a naturalmente trarre profitto anche la prospettazione delle varie forme di finanziamento che sono state stabilite in varie liquidità, Cura Italia, rilancio, quindi da questa prospettata immissione nel circuito economico di somme di denaro a fondo perduto o comunque finanziate dal sistema bancario ma con la garanzia pubblica, ecco anche qui abbiamo colto l'interesse della criminalità organizzata a rilevare una serie di società decotte, sostanzialmente inattive, al fine di poter accedere a queste forme di finanziamento. Si badi bene, non finanziamenti di grosse somme di denaro, perché in quel caso naturalmente si prospettano controlli più approfonditi, ma una serie pulviscolare, possiamo così definirla, di finanziamenti al minimo sindacale, 25.000 euro, al punto che abbiamo monitorato un soggetto che è riuscito a rilevare ben 13 società e per 13 volte ha richiesto l'accesso al finanziamento e ottenuto il finanziamento nella misura minima di 25.000 euro. Però fate un po' i conti, comunque un 300.000 euro li ha portati a casa. Quindi vi è l'interesse ad approfittare di questa situazione, così come la particolare fibrillazione nel settore degli esercizi pubblici, della ristorazione. Vengono rilevati esercizi pubblici, peraltro stiamo monitorando per lo più sostanzialmente a credito, quindi dando un piccolo acconto e per il resto appunto a credito con cambiali, perché i titolari delle licenze commerciali non sono più in grado di riaprire e quindi sostanzialmente a pochissimo prezzo si riescono a rilevare esercizi commerciali nella prospettazione di una ripresa futura del mercato e degli affari. Come vedete, i settori in cui sono particolarmente attivi, impegnati, sono molteplici e quindi noi registriamo questa particolare attività, fibrillazione, così l'ho definita, da parte dei nostri indagati, a fronte per esempio di un decremento, soprattutto nel periodo del lockdown e post-lockdown, delle attività più prettamente illecite. Ricordo che i dati che sono stati comunicati danno conto del crollo delle cosiddette attività predatorie, i reati contro il patrimonio sono diminuiti qualcosa come il 60% per esempio. Anche sui traffici di stupefacenti naturalmente vi è stato un periodo di tra virgolette stagnazione, però ecco, di converso il crimine organizzato ha immediatamente colto questa opportunità per inserirsi ancora di più rispetto al passato
in una serie di settori economici che si presentano come appunto forieri di futuri profitti e che consentono loro di allargare quello che è il loro upgrade maggiore, cioè la rete relazionale che li circonda e che li rende particolarmente forti fino a questo momento, purtroppo anche nelle regioni dell'Italia settentrionale. Credo di essermi dilungata un po' troppo nella risposta e vi chiedo scusa. Sì, no, direi che non è mai troppo. Come la criminalità organizzata sceglie i suoi obiettivi? Cioè, quali possono essere i segnali che attirano l'attenzione, che rivelano un disagio, che fanno comprendere che c'è margine per poter andarsi a proporre? Purtroppo non è la criminalità organizzata che si va a proporre, spesso sono i cittadini, quindi i commercianti, i piccoli imprenditori, gli artigiani che chiedono l'aiuto, i servizi della criminalità organizzata, sia in termini di finanziamento che per altro tipo di servizi, per esempio quello classico del recupero crediti, sono in crisi di liquidità, non so come andare avanti, ho dei crediti che stanno per diventare inesigibili, mi rivolgo alla criminalità organizzata. Per cui purtroppo nelle regioni del Nord Italia si assiste a questo fenomeno inverso, non abbiamo tanti imprenditori vittima, ma imprenditori che ritengono che la criminalità organizzata, componenti che ne sono espressione, siano delle sorte di operatori economico-sociali in grado di risolvere problemi o comunque di dare un aiuto. Quindi molti agiscono secondo logiche di convenienza. Questo si aggiunge a questa gravissima crisi che secondo me può fare sì, può spingere ancora di più questi operatori economici che io definisco borderline, perché rifiuto di pensare che una persona che ha dei valori possa comunque rivolgersi al crimine organizzato per risolvere i propri problemi. Ecco, questo tipo di operatori economici borderline ancora di più potrà spingersi nelle braccia della criminalità organizzata. Si consideri anche che il timore serio, concreto, è che ci siano poi anche, oltre ai problemi economici, manifestazioni serie e gravi di disagio sociale. E anche qui entra in gioco il crimine organizzato, che è in grado di proporre posti di lavoro o altro tipo di lavoro nelle attività più prettamente illecite. Quindi la situazione in questo momento è quanto mai grave. In questi ultimi anni, ormai 10 anni abbondanti direi, partendo da Infinito, di criminalità organizzata, di 'ndrangheta e di situazione in Lombardia si è parlato sempre di più e sempre più diffusamente. Voi non avete percepito una maggiore attenzione o consapevolezza o da parte del tessuto imprenditoriale, produttivo, oltre che dei cittadini, tale per cui si è sviluppata una maggiore coscienza da parte di quelli che sono i soggetti che lei ha appena elencato, che poi invece diventano i principali interlocutori? Ormai si dovrebbe sapere se che io imprenditore, se mi rivolgo a un contesto di criminalità organizzata, comunque vada, non ne derivo mai dei vantaggi. Allora, ci sono imprenditori che si buttano nel braccio della criminalità organizzata, ne vengono avviluppati e purtroppo per le loro aziende la fine è segnata, il destino è segnato, perché poi queste imprese finiscono sempre in vicende fallimentari. E peraltro noi dobbiamo anche distinguere una diversa categoria di imprenditori che non sono identificabili con i piccoli imprenditori magari in difficoltà che ho citato prima e che si rivolgono al crimine organizzato per risolvere i loro problemi. Mi riferisco per esempio, se devo fare un esempio nel settore più classico, iconografico, che fa conto della presenza ormai secolare del crimine organizzato, il settore edilizio. Bene,
imprenditori immobiliaristi, quindi che gestiscono società patrimonializzate di certe dimensioni, che danno in subappalto determinate attività, movimento terra, serramentistiche ed altro, a imprese chiaramente in odore di intreccio. La loro condotta non è in sé formalmente illecita, apparentemente. Però mi chiedo e vi chiedo, perché un imprenditore dà commesse di lavoro, seppure più delle volte attraverso la mediazione di un'impresa che funge da tramite a soggetti in odore di 'ndrangheta? Per la semplice ragione che le imprese in odore di 'ndrangheta rendono una serie di prestazioni a prezzi fuori mercato, a prezzi che sono convenienti. Lo sono nel movimento terra, lo sono in molti altri settori economici. Pensate al settore, per esempio, alle cooperative di servizi. Quante sono le cooperative di servizi che sono infiltrate dalla criminalità organizzata e che quindi sono semplicemente dei contenitori di forza lavoro con finti soci lavoratori, quindi cooperative con assolutamente inesistente scopo mutualistico, contenitori di forza lavoro che attraverso dei consorzi che fanno capo a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata eseguono una serie di prestazioni per medi grossi committenti, prestazioni che naturalmente saranno caratterizzate da prezzi estremamente appetibili, ma per la semplice ragione che questo sistema prevede che queste cooperative che mediamente operano per un paio d'anni e poi vengono messe in liquidazione non pagano ovviamente le imposte, non pagano i contributi previdenziali, sono evasori totali. È un sistema articolato che consente l'esecuzione di prestazioni di lavori di manodopera a prezzi stracciati, di cui si avvantaggiano i grossi committenti, ed è un sistema anche che garantisce una significativa evasione fiscale. E quindi voi capite che è un problema innanzitutto di carattere etico da parte della classe imprenditoriale. Io scelgo più o meno consapevolmente di avere a che fare con soggetti in odore di mafia perché mi conviene, perché i prezzi che vengono praticati sono prezzi estremamente concorrenziali che mi garantiscono maggiori profitti. Quindi ecco, che giudizio devo dare io di questo imprenditore che il più delle volte neanche si sporca le mani nell'avere rapporti diretti con le imprese in odore di 'ndrangheta, ma che ne trae benefici. E questo è, secondo me, uno degli aspetti sui quali noi dobbiamo assolutamente riflettere, perché se il mercato viene drogato dalla presenza, da un lato, della criminalità organizzata, dall'altro di una imprenditoria borderline assolutamente aduso all'evasione fiscale, imprese che dovrebbero essere, tra virgolette, serie, che hanno una buona reputazione, ecco, ritengono di approfittare della presenza di questi operatori economici per aumentare i propri profitti. Ripeto, il problema è innanzitutto di carattere etico. Perché vedete, purtroppo in questo paese molti ritengono che le condotte eticamente disdicevoli siano soltanto quelle contenute nel codice penale, quindi nelle varie fattispecie penali. L'etica pubblica non coincide con il codice penale. Ci sono altri valori da rispettare, oltre a quei contenuti precettivi che ha il codice penale con le relative sanzioni. Per cui se io, imprenditore, do in subappalto le commesse a un'impresa in odore di 'ndrangheta, magari ovviamente più delle volte rifiutando il rapporto diretto, perché non è mai bello dal punto di vista reputazionale con l'imprenditore calabrese, ma attraverso una impresa apparentemente faccia pulita che fa da intermediario, ecco,
magari non commetto alcuna, non pongo in essere alcuna condotta che è sanzionabile penalmente. Ma che giudizio posso dare io di questo imprenditore dal punto di vista dell'etica pubblica? Un giudizio favorevole? Certamente no. Vedete, alcune imprese di grandi dimensioni sono state recentemente destinatarie di una misura di prevenzione che si chiama amministrazione giudiziaria e che presuppone l'assenza di responsabilità penale in capo a queste imprese e a questi imprenditori. Sono imprese che comunque con la loro condotta agevolano i soggetti appartenenti al crimine organizzato. È una sorta di controllo da parte dell'autorità giudiziaria. E ogni volta che sono destinatari di questa misura, che comporta comunque un danno reputazionale, li sentiamo e mostrano una, a parer mio, finta sorpresa, e cioè dicono: ma noi non potevamo immaginare che poi di fatto i lavori che noi facevamo eseguire in outsourcing, in esternalizzati, fossero eseguiti da imprese in odore di 'ndrangheta. Mi chiedo, così non potevate immaginare? Più delle volte c'è una responsabilità, quantomeno a livello di colpa, da parte di questi imprenditori. Quindi è una riflessione che deve coinvolgere la classe imprenditoriale di questo paese, perché anche qui un altro aspetto che mi preme sottolineare: è accaduto in alcune occasioni che queste società che sono state destinatarie della misura di prevenzione hanno poi dovuto rivedere i propri contratti e quindi praticare a loro volta i propri clienti dei prezzi di carattere certamente superiore a quelli praticati. Mi viene in mente per esempio il settore dell'editoria, a quelli praticati facendo lavorare società, piccole ditte in odore di criminalità organizzata. Ebbene, dopo che si erano date un nuovo modello 231, un codice etico, quindi avevamo, tra virgolette, inserito in azienda tutti quelli che erano un protocollo con tutti gli alert, per evitare future situazioni simili, quindi lavori esternalizzati ad imprese in odore di 'ndrangheta, ebbene, queste imprese hanno rischiato di essere buttate fuori dal mercato. E cioè il sistema imprenditoriale nostro è un sistema che purtroppo, vuole dirlo, bada soltanto al profitto immediato. Non ha una visione che vada oltre il momento contingente. Non comprendono che dando credito, alimentando questo sistema, non si farà, si otterrà il risultato di far crescere la presenza di società malate, perché o gestite direttamente dal crimine organizzato o comunque infiltrate dal crimine organizzato, che elimineranno sempre di più il libero mercato. Quindi non hanno certamente una visione lungimirante nel alimentare un sistema di questo tipo. Anche qui mi scuso per essermi dilungata. No, ma noi ascoltiamo tutto con grande interesse, come sa. Volevo passare a un altro argomento che riguarda forse più da vicino il Comasco. Ci sono state due grosse indagini negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, che hanno riguardato le infiltrazioni, in particolare nelle discoteche. Una prima che riguardava la movida, diciamo, del centro di Cantù con i Morabito, e che è già arrivata a un secondo grado di condanne, e poi una successiva che ha coinvolto locali pubblici notturni anche di aree diverse della provincia di Como, quindi l'Erbese, il Comasco, eccetera. Questo rappresentava una forte fonte di guadagno per la criminalità organizzata, che è stata praticamente spazzata via dal Covid.
Allora, quello che chiedo è, hanno rinunciato a questo introito e a tutto quello che ruotava attorno, quindi non soltanto gestione della security all'interno dei locali, ma anche tutti gli affari illeciti che poi ne potevano derivare o per i quali si poteva avere il controllo? Questo è un capitolo, diciamo, chiuso dal punto di vista dell'investimento della criminalità organizzata? Ma non possiamo dire che sia un settore chiuso. Certo, in questo momento è un settore che vive un momento di crisi, tenuto conto che questo tipo di locali purtroppo in questo momento non è operativo. Devo dire che i servizi di security nei locali pubblici, in particolare nelle discoteche, sono un settore di storica presenza della criminalità organizzata. Ricordo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Benno Antonino, che nel 2010-2011 aveva fatto un elenco di discoteche della zona Comasca e Brianzola con la diversa mappatura, cioè questa discoteca aspetta questa famiglia, quest'altra discoteca si trova nel territorio di Erba, quindi danno conto al locale di Erba, ai Varca, ecco. Quindi è un settore di storica presenza del crimine organizzato. Vedremo quando questa pandemia sarà superata, se la criminalità organizzata avrà deciso di abbandonare questo settore di storica presenza, ma io ne dubito fortemente, per cui temo che li ritroveremo più operativi di prima anche nelle discoteche e nei pub. Ecco, le società che a cui viene assegnata la gestione della sicurezza in queste discoteche, ovviamente i responsabili delle società sono quelli che hanno il filo diretto con gli interlocutori appartenenti o più vicini alla criminalità organizzata, ma a loro volta poi hanno tutto un parterre di giovani sostanzialmente o comunque di personale che lavora per loro, che in teoria potrebbe anche non sapere a quale contesto si mette a disposizione. Rispetto a quello che sono stati i vostri accertamenti e le vostre indagini, qual è il grado di consapevolezza di tutti questi giovani che lavorano appunto per queste agenzie di security, che spesso sono anche studenti o comunque ragazzi in cerca di occupazione? Ma non saprei dire qual è il grado di consapevolezza, bisognerebbe parlare di episodi specifici. Devo dire che in contesti medio-piccoli, per quella che è la mia esperienza, si sa tutto di tutti. Posso dire che, per esempio, nei territori di Mariano Comense e Cantù, per esempio, evocare il cognome Muscatello, ecco, significa evocare un cognome di una famiglia di 'ndrangheta storicamente presente in quel territorio da decenni, per cui dubito che giovani che lavoravano per queste agenzie di security e che non appartengono alla criminalità calabrese ignorassero che determinati soggetti che si presentavano in questi locali fossero legati alla criminalità calabrese, anche perché di solito quando costoro entrano in un locale vengono trattati dal titolare con estrema deferenza. Vedete, ricordo che per farvi capire qual è il clima che si respira in questi contesti in cui sono presenti esponenti della criminalità calabrese, ricordo che Bellnome ci riferì di un episodio a cui avevamo dato una erronea chiave di lettura. Era accaduto che ignoti nottetempo avessero esploso contro le vetrine di un bar frequentato dai calabresi numerosi colpi d'arma da fuoco. Noi pensavamo che questo atto di intimidazione piuttosto serio e grave fosse sotteso a una richiesta di estorsiva. Invece Bellnome ci ha spiegato perché aveva ordinato ai suoi uomini di sparare contro le vetrine del bar. Lui ci ha detto: guardate, io ero il capo del locale di Giussano. Tutti sapevano chi ero. Quindi quando io e i miei uomini entravamo in un locale pubblico,
noi non pagavamo mai. E cosa era accaduto in questo locale? Che il titolare, dopo mesi di frequentazione, tra virgolette, a scrocco da parte di, del nome dei suoi uomini, aveva battuto uno scontrino. E Bellome ha detto, io una tagliata di faccia di questo tipo, cioè che mi venisse chiesto di pagare il conto, non me la potevo tenere, ho dovuto reagire e gli ho fatto sparare nelle vetrine. Questo per farvi capire che quando soggetti alla Bellome entrano in un esercizio pubblico, un locale, una discoteca, un pub, vengono trattati con estremo rispetto e deferenza e mediamente non pagano. Quindi anche un giovane che non è proprio addentro alle dinamiche criminali forse intuisce, capisce che quel soggetto può essere un soggetto che è espressione della criminalità organizzata, proprio per come viene trattato. Parliamo di amministrazioni locali, di enti pubblici locali, visto che tra l'altro abbiamo diversi sindaci che stanno seguendo l'incontro. Quali sono gli strumenti oggettivamente nelle mani delle amministrazioni pubbliche e cosa possono mettere a disposizione dei cittadini come strumento di tutela, di informazione, di aiuto, insomma, di qualunque genere di prevenzione? Ma innanzitutto io sono assolutamente favorevole a questi incontri sul tema della legalità per sensibilizzare i cittadini e per far capire loro che le istituzioni ci sono e delle istituzioni si devono fidare, perché c'è anche un problema di seria e grave sfiducia dei cittadini. Cosa devono fare i sindaci? Ma innanzitutto, purtroppo per quel che è la mia pluridecennale esperienza, devo dire che talvolta abbiamo documentato che in occasione delle competizioni elettorali il candidato sindaco di turno si è andato a chiedere i voti dell''ndrangheta. Ecco, cominciamo innanzitutto a prendere le distanze da questi soggetti e quindi a rifiutare qualunque tipo di contatto. Poi per quanto riguarda l'assistenza ai cittadini, dicevo, importanti questi incontri sul tema della legalità, importante che ci sia un, per esempio, un osservatorio come è stato creato appunto nella zona del Comasco sul tema della presenza della mafia, che ci siano magari centri di ascolto per soggetti che sono vittime di episodi di usura. E dico, l'importante è essere vicini ai cittadini, farsi conoscere, lo dico anche per noi rappresentanti dell'autorità giudiziaria, cioè se il cittadino si deve fidare, deve sapere chi sono, mi deve conoscere, deve sapere che faccia ho. Per questo ritengo importante da parte mia presenziare il più possibile ad incontri pubblici, soprattutto nei territori in cui è più presente il crimine organizzato. Insomma, bisogna conquistare e riconquistare la fiducia dei nostri cittadini e credo che i sindaci siano in prima linea. In prima linea anche riguardo a un altro tema che mi sta molto a cuore, e cioè della gestione dei beni confiscati, perché anche quello è un segnale importantissimo. Avere nel proprio comune dei beni confiscati che vanno in malora è un segnale assolutamente negativo che dà la mafia come vincente. E questo non deve mai, mai accadere. Io ho parlato in occasione di un incontro con numerosi sindaci proprio presso la masseria di Cisliano, quindi un bene confiscato all''ndrangheta. Ho detto, bene, noi e voi dobbiamo costituire il capitale sociale dell'antimafia. Cioè dobbiamo sempre comunque metterci presenti. Quindi se nei vostri territori ci sono dei beni confiscati, bene, chiediamone l'assegnazione, ma chiediamone l'assegnazione con una progettualità, cioè dire con una chiara, precisa destinazione sociale, in modo che i cittadini vedano che quel bene,
che era un bene di mafiosi, mi viene in mente la famosa masseria di Cisliano, che era la base operativa della famiglia Valle, lampada, bene. Ora è utilizzata a fini sociali e in modo veramente, parlando sempre della masseria, ho trovato piacevolmente sorprendente. Per esempio, questa è una struttura che dà assistenza a giovani che provengono da famiglie disagiate, organizza campi estivi sul tema della legalità, ha ospitato in occasione di questi campi estivi, il titolo era Scegli da che parte stare, se ben ricordo, bene, ha ospitato centinaia di ragazzi. Noi dobbiamo accompagnarli, farli crescere nella cultura della legalità. E queste iniziative per me sono veramente importantissime. Esiste un filo diretto dei sindaci e degli amministratori locali con la DDA? Cioè qualcuno che si rivolge a voi, che apre un canale diretto di interlocuzione? No, non c'è un canale diretto, nel senso che qualche volta accade che qualche pubblico amministratore mi scriva delle mail per dolersi di situazioni contingenti che hanno riguardato il loro comune. O che mi rappresenti di aver subito velate minacce ad opera di soggetti in odore di 'ndrangheta. Questo sì. Però, ecco, un filo diretto non esiste. Poi, un altro tema su cui però dovremmo organizzare un altro incontro è quello, per esempio, dello smaltimento illecito di rifiuti e quindi della presenza presso alcuni comuni, anche del Comasco purtroppo, di tonnellate e tonnellate di rifiuti in aree dismesse. Ecco, in quel caso il sindaco in questione scriveva a me perché riteneva che io potessi aiutarlo nell'attività di bonifica di quest'area. Ma sono altri seri grandi problemi quelli delle bonifiche e dei relativi costi che purtroppo devono sostenere, se possono, le amministrazioni comunali, e comunque in generale i costi delle bonifiche ricadono sempre sulle spalle della collettività. Però ecco, rispondendo alla sua domanda originaria, non c'è un canale precostituito di comunicazione tra me e i sindaci delle zone caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata. Volevo fare un'ultima domanda prima di passare la parola a Roberto, che entrerà poi, credo, più nel merito del tema rifiuti. Si sente più volte la questura in particolare, ma in generale le forze dell'ordine, anche i carabinieri, lamentarsi della poca collaborazione delle istituzioni locali, sindaci per esempio, piuttosto che pubblici amministratori in generale, nel segnalare situazioni anomale, e sono quelle che riguardano sostanzialmente la frequentazione da parte di persone con precedenti penali, di locali pubblici o di luoghi di ritrovo, eccetera. Tant'è che spesso deve arrivare la polizia dal capoluogo piuttosto che i carabinieri dal territorio a fare delle segnalazioni, ma lamentano appunto questa poca collaborazione da parte di molti amministratori locali, che dovrebbero essere l'occhio in qualche maniera più vigile attraverso magari anche le polizie locali su chi sono i soggetti, chi frequentano, dove si ritrovano e come. Questo è un aspetto che a lei torna, che poi ha delle ripercussioni anche su altri contesti magari più importanti di criminalità? Devo dire che dipende dalle singole amministrazioni. Ci sono amministrazioni comunali che hanno un link con la locale stazione dei carabinieri e altre che invece non hanno questo dialogo. Certo, sarebbe importante una proficua, attiva collaborazione tra gli amministratori pubblici e i carabinieri, che sono coloro che sono
ovviamente più presenti sul territorio. Io dico sempre, poiché uno dei capisaldi del crimine organizzato è quello del controllo del territorio, bene, dobbiamo essere noi, istituzioni, a riappropriarci e a controllare il nostro territorio. In prima battuta, naturalmente, i carabinieri, che sono capillarmente presenti nel nostro contesto territoriale, e le amministrazioni locali, anche attraverso la polizia locale. Cioè, dobbiamo essere noi a sapere tutto di tutti, non i calabresi, come purtroppo spesso accade. Benissimo, io la ringrazio e volevo passare la parola a Roberto, appunto, perché lei ha toccato il tema dello smaltimento illecito di rifiuti, che è giustamente un tema abbastanza vasto, però volevamo trovare il modo di inquadrare due o tre concetti anche in questa occasione. Sì, in effetti è già stato toccato dalla dottoressa, che addirittura ci invitava a creare un momento ad hoc, magari in futuro lo si può pensare. Il tema appunto dei traffici illeciti dei rifiuti, e quindi più esteso delle ecomafie, che è un tema che noi come associazione ambientalista seguiamo e seguiamo con grande preoccupazione, perché riguarda anche il nostro territorio. Sicuramente che questa non è una questione nuova, ma è da decenni che le mafie si muovono sul settore ambientale, sia per guadagnare soldi che per riciclare denaro. Parlo soprattutto, almeno a decenni fa, era soprattutto sul tema del movimento terre. Pensiamo all'impresa Pelegostrade, che è del nostro territorio, come Lecco, che è un po' da manuale l'impresa infiltrata dall'Andrangheta, che fa attività appunto sul movimento terre, e anche il tema dei traffici illeciti di rifiuti, che è sfociato negli ultimi anni nei cosiddetti roghi dei capannoni stipati di rifiuti, che hanno un po' trasformato la nostra regione nella nuova terra dei fuochi. C'è stato un momento, un'intensificazione qualche anno fa, forse anche ultimamente, purtroppo, di questi roghi che partivano più o meno in maniera dolosa. Ci rendiamo conto che è difficile seguire il flusso dei rifiuti, soprattutto rifiuti industriali, non rifiuti urbani, che magari sono più tracciati. La magistratura sicuramente sta facendo un gran lavoro, la DDA stessa l'ha fatto su via Chiasserini a Milano, che è forse il rogo più pesante che ha coinvolto più popolazione per parecchi giorni, costringendo milanesi e l'Interland a stare chiusi in casa, che ha già portato, mi sembra, in primo grado a delle condanne. Però questa cosa, sempre dei roghi, ha riguardato anche la nostra provincia. Ricordo il Trona San Mamete, ricordo gli ultimi sequestri, mi sembra avvenuti una decina di giorni fa, che hanno riguardato anche l'Urate Caccivio, ma così Lissone e l'Interland milanese. Altri luoghi in Lombardia e non solo. Quindi la domanda che rivolgo alla dottoressa Dolci è di descriverci magari un po' più che cosa si muove in questo settore delle ecomafie, dei traffici di rifiuti, e anche in questo caso, approfittando della presenza dei sindaci, quali consigli in termini di prevenzione, quindi dell'evento stoccaggio abusivo, traffico abusivo, che riguarda il controllo degli impianti autorizzati ma anche abusivi, perché i roghi sono partiti in questa doppia tipologia di impianti, sia quelli che avevano una formale autorizzazione che impianti totalmente abusivi. Il settore dei rifiuti attrae grandemente la criminalità organizzata per due motivi. La sanzione penale è scandalosamente bassa dal mio punto di vista, perché il reato di traffico illecito di rifiuti è punito con una pena da 1 a 6 anni di reclusione, e per i danni che fanno mi sembra una pena troppo mite. E poi i profitti sono decisamente elevati, perché anche qui posso farvi l'esempio di una nostra indagine che ha coperto un arco temporale di credo neanche un anno. Ecco, noi abbiamo quantificato il profitto illecito dell'attività di traffico di rifiuti in oltre 1 milione di euro.
A ciò si aggiunga che abbiamo colto i commenti, cioè conversazioni intercettate da una microspia tra i nostri indagati che facevano appunto questo tipo di considerazioni. Tutto sommato ci conviene di più trafficare in rifiuti che in droga, perché i rischi sono decisamente più bassi e perché addirittura guadagniamo di più e non rischiamo di perdere il carico. Quindi se loro stessi dicono che il rifiuto conviene rispetto alla droga, pensate un po' quale può essere in questo momento l'interesse della criminalità, soprattutto calabrese, nei confronti dei rifiuti. A ciò si aggiunga che questo tipo di traffici rappresentano in alcuni casi l'occasione per veicolare e cementare rapporti con esponenti di altre forme di criminalità mafiosa. Tenete presente che buona parte dei rifiuti che vengono smaltiti illecitamente provengono dall'area campana. Quindi si creano queste sinergie tra esponenti di Camorra e esponenti dell'Ndrangheta, quanto mai pericolose. Che cosa fare? Problema. Innanzitutto sul tema dei rifiuti bisogna agire sulla prevenzione. Sulla prevenzione significa innanzitutto effettuare controlli più stringenti, soprattutto per tutte quelle società che operano con il regime semplificato, quindi sono piccole SRL che hanno chiesto l'autorizzazione, ottenuto l'autorizzazione tramite una semplice SCIA a trattare certe tipologie di rifiuti. E anche qui io vorrei che venisse fatta una stretta su questo tipo di autorizzazioni, perché vedete, spesso accade che una società magari nata da poco sia autorizzata a trattare diverse frazioni merceologiche dei rifiuti. Faccio l'esempio: la carta, il vetro piuttosto che la plastica. Ora, essere in grado di non solo di stoccare, ma di trattare, quindi trasformare materiale plastico, vetro piuttosto che carta, implica un investimento imprenditoriale di certe dimensioni. Bene, allora io, ente pubblico, quindi regione, ma soprattutto per le autorizzazioni via semplificata, provincia, città metropolitana, prima di darti l'autorizzazione a gestire diverse tipologie di rifiuto, ti do un'autorizzazione per una sola tipologia. Se poi mostrerai di seguire un percorso imprenditoriale corretto di recupero di quel materiale, bene, la tua autorizzazione potrà essere ampliata. Però io vado predicando una maggiore severità nei controlli. Insomma, bisogna essere, banalizzando, meno di manica larga. Cosa possono fare i sindaci? Torniamo al discorso del controllo del territorio. Quando vi è stata l'emergenza incendi, emergenza rappresentata dallo stoccaggio comunque di enormi quantitativi di rifiuti in capannoni dismessi, è stato costituito un tavolo in prefettura e sono state mappate i cosiddetti siti a rischio. Nella sola provincia di Milano sono stati individuati oltre 3.000 siti a rischio di stoccaggio illecito, cioè aree, capannoni dismessi, quindi fuori controllo. Le società in possesso di un'autorizzazione in via semplificata, nei cui confronti finalmente sono stati operati controlli e che sono in occasione di questi controlli sono state riscontrate delle irregolarità, sono state, credo, oltre 200. Quindi i controlli, quando si vogliono fare, si fanno. Per gli amministratori locali io dico: bene, se avete aree, siti a rischio, tipicamente capannoni dismessi, antenne dritte. Perché? Perché abbiamo sequestrato nel corso delle nostre indagini degli ultimi 2 anni non so quanti siti di questo tipo nell'intero nord Italia, non soltanto in Lombardia. E anche qui io mi chiedo e vi chiedo: ma com'è possibile che questi capannoni, che si trovano alla periferia comunque di piccoli comuni, siano stati riempiti fino all'inverosimile di rifiuti di vario tipo e nessuno abbia fatto delle segnalazioni ai carabinieri o all'autorità giudiziaria?
anche perché io vengo da un paese, dalla provincia di Cremona, quindi certe, si sa tutto di tutti, dicevo prima, e non solo, certi movimenti vengono notati. Se c'è un via vai di camion pieni di monnezza, si nota. Perché non viene segnalato? Quindi il tema dei rifiuti è un tema molto delicato che si affronta innanzitutto con una serie di attività di prevenzione. Per concludere il discorso, credo che il nostro intervento, la nostra attività investigativa sia stata tutto sommato incisiva, unita all'attività di prevenzione posta in essere da, attraverso i tavoli comuni che sono stati organizzati, coordinati dalle diverse prefetture del territorio. Il risultato di tutto questo è che dalle ultime indagini abbiamo contezza che questi grossi quantitativi di rifiuti prendano la strada per l'estero, soprattutto verso i paesi dell'est Europa. La Bulgaria sta diventando una discarica. Sì, Paola, non so se avevi altro, in via chat è arrivato qualche considerazione, anche qualche domanda, magari se siamo nei tempi possiamo sentire anche via video, audio, qualcuno dei protagonisti di questa chat su GoToMeeting, altrimenti riportiamo un po' le indicazioni che sono arrivate. Non so se Dario ci dice su Facebook se ci sono delle domande, altrimenti, visto che abbiamo in linea anche qualche sindaco, magari riprendere alcune considerazioni o alcuni elementi che sono stati messi nella discussione. Adesso vedo se arriva qualche domanda, per ora niente. No, però c'è qualcuno che qua in chat, Roberto Berretta, Brianza Sicura, vabbè, fa un intervento abbastanza articolato, però conclude dicendo sappiamo bene che molti hanno paura o comunque magari ritengono che ciò che intendono riferire non sia degno di una denuncia. Non sarebbe utile attivare un canale di whistleblowing in materia che garantisca l'anonimato come ormai si fa in certe aziende pubbliche o anche amministrazioni? Purtroppo però con le fonti anonime io non faccio le indagini. Dobbiamo anche richiamare ai cittadini a un senso di responsabilità. Quello della paura a volte è un alibi, credetemi. E anche qui, coesione sociale. Io ricordo di aver fatto un intervento l'anno passato a proposito della vicenda che ha riguardato la città di Cantù. E dicevo, le vittime di questi episodi sono state lasciate sole, perché se in quel processo si fosse costituito il comune di Cantù, se si fossero presentati i cittadini di Cantù, probabilmente, ecco, questo senso di isolamento, di timore, sarebbe in parte venuto meno. E anche qui, se c'è coesione sociale, il cittadino che ha il coraggio di denunciare non è quel cittadino che è oggetto poi di legge da parte degli altri. Non ti sei fatto i fatti tuoi, perché questo è il problema ormai. Ma se invece fosse supportato dalla propria comunità, forse si sentirebbe, sarebbe meno esposto. Perché è una battuta la mia, l'unione fa la forza. I miei clienti, soggetti appartenenti al crimine organizzato, se si vedono considerare come un corpo estraneo dal contesto sociale, credetemi, sono i primi a fare il passo indietro, a recedere. Se invece si sentono accettati, se
Per me, per esempio, è emblematica una vicenda che non ho trattato personalmente a livello di indagine, ma di cui ho letto nel processo Emilia, la vicenda di Brescello, quando gli esponenti della famiglia Grandi Aracri erano considerati parte della comunità. Ecco, il messaggio che veniva dato anche a quei pochi cittadini che magari volevano segnalare degli illeciti, era un messaggio decisamente negativo. E quindi quel che io posso dire è che i cittadini devono essere spinti ad assumersi la responsabilità e a denunciare. Ovviamente si deve trattare di fatti che hanno una concretezza, non semplicemente delle impressioni o delle suggestioni. E soprattutto non vanno fatti sentire soli. Quindi se un cittadino si presenta per denunciare un fatto grave, magari mi aspetto che anche il sindaco del suo comune lo accompagni, per far capire che la comunità è dalla parte di questo cittadino. Ecco, poi c'è Pietro Caresana che dice: tornando al bilancio iniziale sulle attività illecite in questo periodo, la pandemia rende più o meno complicate le azioni contro la criminalità organizzata? Le nostre attività investigative sono sempre andate avanti. Poi, certo, abbiamo avuto delle difficoltà nel periodo soprattutto del lockdown, perché in ufficio c'ero solo io in sostituzione di tutti i colleghi che lavoravano da casa. Alcune appartenenti alle forze di polizia sono stati colpiti dal virus, per cui anche le forze di polizia erano decimate. Anche adesso abbiamo questo tipo di problemi, purtroppo anche nel mio ufficio, alla Procura di Milano. Però cerchiamo di sopperire, perché l'attività investigativa deve sempre comunque andare avanti e in questo momento, mai come in questo momento, io lo sottolineo sempre, dobbiamo avere tutti i nostri sensori sul territorio, perché è un momento di capitale importanza per il nostro paese. E quindi dobbiamo essere noi legalità in questo momento e cogliere tutti quelli che sono i tentativi di infiltrazione o di approfittamento. Credetemi, il fatto che ci sia questa iniezione di liquidità nel nostro sistema imprenditoriale, dall'altro è un elemento essenziale per la ripresa economica, ma purtroppo questo fiume di denaro fa gola a molti. I controlli non possono essere fatti in via preventiva, così giustamente è stato stabilito, perché vi sono esigenze di urgenza e quindi sta a noi essere presenti il più possibile e riuscire a cogliere tutte quelle manovre che tendono a sviare, distrarre queste somme da quelle che invece dovrebbero essere le finalità per le quali chi ci governa ha stabilito che appunto dovessero essere destinate, quindi per riavviare l'economia e quindi per innanzitutto pagare gli stipendi ai lavoratori e per investimenti di carattere produttivo che possono consentire alle imprese di tirare avanti. E quindi sta a noi magistrati, forze di polizia, innanzitutto riuscire nei limiti del possibile a individuare e colpire invece tutti coloro che incredibilmente in un momento di gravissima difficoltà del paese cercano di approfittarne. E tempo fa, quando ci fu il terremoto, credo che colpì l'Abruzzo, furono poi pubblicate delle intercettazioni in cui i due imprenditori sostanzialmente commentavano in modo estremamente favorevole l'evento come foriero di futuri guadagni e vantaggi dal punto di vista economico. Beh, dovete sapere che anche nelle mie indagini
recentemente abbiamo colto commenti entusiastici all'avanzare della pandemia e all'aumento del numero dei decessi. Quindi, ecco, queste condotte vanno assolutamente sanzionate. Ecco, io invito se c'è qualcuno che vuol fare domande a scriverle nella chat, così poi le giriamo alla dottoressa. Nel frattempo c'è Samuele Bozzoni che dice: noto che a volte è difficile andare al di là delle reti di protezione e consenso di cui godono alcune persone. È cambiata la logica e si è fatta più smart. Con base al sud o a Roma si gestiscono affari e persone al nord e ovunque. Cioè, sostanzialmente dice che non c'è più una base, mi pare di capire, una logica di base che dal sud poi si dirama nelle altre regioni, ma si è radicata come base stessa di affari e persone al nord. Sì, ma queste ci sono già state numerose indagini che hanno accertato queste la capacità di ricreare appunto delle basi logistiche operative anche in Lombardia con diversi più o meno stretti cordoni ombelicali legati alle locali e alle famiglie calabresi. Ma noi parliamo ormai apertamente di colonizzazione, cioè riproduzione nelle regioni del nord della stessa struttura organizzativa dell'Andrangheta. Con un forte legame peraltro con la madre patria calabrese, tant'è che l'ultimo indipendentista che abbiamo individuato nelle nostre indagini, Carmelo Novella, è stato eliminato brutalmente con una decina di colpi d'arma da fuoco. Era autore di un progetto autonomista di distacco della Lombardia dalla Calabria. La conseguenza della sua azione tra virgolette politica è stata che ne è stata sanzionata la morte, la sanzione è stata prontamente eseguita, quindi il legame con la Calabria è fortissimo e le decisioni principali vengono comunque assunte poi in Calabria. Ricordo che a proposito della Perego, l'infiltrazione della Perego era d'opera di famiglie calabresi provenienti da contesti territoriali diversi, quindi ne era nato un contrasto e a proposito della divisione delle famiglie calabresi all'interno della Perego se ne discuteva presso la casa di Pelle Giuseppe in contrada Ricciolino di Benestare in Aspromonte. Pensate un po'. Quindi il centro decisionale per le cose veramente importanti, esiziali per la strategia dell'intera organizzazione, è sempre comunque la Calabria. Allora, ci sono altre domande? Paola, Giacomo, Giacomo, solo lo fai tu? Sì, io due considerazioni che arrivano da Facebook mi sono state girate in privato, che riguardano entrambi i rifiuti, tema su cui siamo già intervenuti. Barbara Nasatti ci dice sicuramente della necessità di un incontro specifico sul traffico dei rifiuti, vedendo come è messo il nostro territorio. Sullo stesso tema, Francesca Basile scrive: egregio procuratore, si può risolvere in tempi rapidi il problema dei rifiuti che vengono depositati nelle discariche abusive? Vi è un decreto legge? Mi sembra forse la domanda è arrivata dopo, le risposte ci siano state anche e soprattutto rispetto al difetto della legislazione che andrebbe sicuramente resa più stringente rispetto ai controlli. Poi se abbiamo altre domande sul tema chiediamo alla dottoressa Dolci una di ritornare sul tema dei rifiuti. Paola, puoi andare con Piscicelli? Sì. Dice dottoressa Dolci, lei ci ha parlato di operatori che decidono di valersi o accettano di avvantaggiarsi della mafia.
questi hanno già perduto il loro potenziale civico. Parliamo di quelli che invece vorrebbero separare le loro attività da quelle mafiose. Un operatore economico, per esempio lui dice condominio, dovrebbe essere normalmente in grado di valutare, se vuole, la mafiosità del suo interlocutore. Può riuscire con strumenti contrattuali a garantirsi che un fornitore selezionato non si avvalga a sua volta di subappalti mafiosi che il committente principale non può valutare direttamente? Il riferimento alle white list delle prefetture è sufficiente? Il riferimento alle white list delle prefetture purtroppo si è rivelato insufficiente, perché in occasione di una recente indagine chiamata convenzionalmente Mensa dei Poveri, che ha riguardato peraltro per la gran parte reati contro la pubblica amministrazione, l'impresa coinvolta che poi dava i subappalti a un'impresa di Corsico, di un soggetto condannato per 416 bis, era in whitelist. Che fare? Noi stiamo apprezzando l'impegno della Prefettura di Milano nella stesura di protocolli con le associazioni di categoria, per esempio. A breve, credo, verrà stipulato un protocollo con le associazioni che Asso Delivery, che si occupano quindi delle consegne a domicilio attraverso i riders, ma questo è solo per farvi un esempio di quello che possono fare le istituzioni e le sinergie istituzionali. Se l'associazione di categoria, per esempio, nel settore della logistica si impegnasse a stipulare un protocollo che impegna tutti i propri iscritti a rispettare determinate, a chiedere rispetto da parte delle società a cui vengono esternalizzate i servizi, ecco, determinate condizioni, determinati prezzi, ecco, forse in parte si riuscirebbe ad evitare che in quel settore vi sia una pesante infiltrazione da parte del crimine organizzato. Vi facevo prima l'esempio delle cooperative di servizi, pacchinaggio, pulizie, attività di packaging infiltrate dalle famiglie calabresi, che sono cooperative fittizie, contenitori di forza lavoro. Anche qui, se l'associazione di categoria corrispondente si impegnasse con protocolli di legalità a chiedere il rispetto di condizioni contrattuali e quindi anche condizioni salariali per le società che poi a cui vengono subappaltati i lavori, in parte riusciremmo a far fronte a questa tematica che trovo molto delicata e che mi sta a cuore, perché è proprio la più palese manifestazione della infiltrazione del crimine organizzato in diversi settori economici del nostro sistema. Quindi bisogna sensibilizzare le associazioni di categoria e magari indurle a sedersi allo stesso tavolo coordinato dalle prefetture con le rappresentanze sindacali, come è stato fatto per esempio per i riders. C'è un collega giornalista, Cristian Galimberti, del quotidiano La Provincia, che dice la provincia, il comune di Cantù ha istituito il comune di Cantù ha istituito in questi ultimi anni un osservatorio per la legalità. Ci sono diverse attività in collaborazione con il Centro Studi contro le mafie Progetto San Francesco, anche in collaborazione con le scuole. Pensa che ci sia anche la volontà di riscattarsi da quella mancata costituzione di parte civile? Il collega fa riferimento alla mancata costituzione di parte civile del comune di Cantù nel processo a carico di Moravito più altri, che è quello a cui facevo riferimento prima, già arrivato in secondo grado di giudizio.
Si dovrebbe comunque tentare un risarcimento in sede civile, così pare che il Comune sia intenzionato a mettere in atto. Quali iniziative il Comune di Cantù potrebbe mettere in atto? Ci sono segnali particolari che arrivano da Cantù, magari dal mondo delle locali? Non so se a quest'ultima domanda potrà rispondere. Valgo dalla facoltà di non rispondere. No, non so se è un'iniziativa determinata dal benvenuto ripensamento riguardo a quella vicenda che ha coinvolto la città di Cantù e quindi la mancata costituzione di parte civile. Posso sottolineare che è un'iniziativa assolutamente commendevole che apprezzo sinceramente. Su quella che è appunto l'attuale realtà di Cantù, mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Allora, lui precisava dei locali inteso come locali pubblici, però credo che rientri comunque nella risposta. Allora, abbiamo ancora un paio di domande. Cioè, nel senso che tutto quello che è in itinere, ammesso che ci sia un interesse da parte della DDA, lo sapremo se e quando potrà essere raccontato. Cito sempre Battisti a questo proposito. Esatto, ma quando sarà il momento avremo informazioni in abbondanza, come sempre accade. Giovanni Galimberti dice: temo che le numerosissime opere stradali che si dovranno realizzare in tempi brevi in Lombardia per le Olimpiadi invernali del 2026, poco meno di 1 miliardo di euro, faranno gola alle mafie e ci sarà bisogno di una forza aggiuntiva di maggiore attenzione. Quali politiche di controllo si potrebbero attuare? È un problema che si è già posto per Expo. Io spero che non sia anche quella l'occasione di una normativa in deroga al codice dei contratti pubblici, perché tutta la normativa in deroga può favorire l'infiltrazione delle mafie. Quindi abbiamo commentato il decreto semplificazioni, che pure cade in un periodo di abbiamo tutti sottolineato, di grave difficoltà per il Paese. Benissimo, si è arrivati al compromesso di acquisire a posteriori la documentazione antimafia, che è, credo, causa risolutiva espressa poi degli eventuali contratti stipulati. Quindi controlli fatti a posteriori. Normativa in deroga dettata dall'urgenza. Io spero che per le Olimpiadi non sia così, temo che purtroppo però in occasione di grandi eventi come quello che ci aspetta sarà una scelta quasi necessitata, e quindi questo richiede una ancora maggiore attenzione da parte nostra. Se vogliamo essere seri, dobbiamo, tra virgolette, prepararci fin da ora, ma poiché in Italia le cose vengono fatte all'ultimo secondo utile per approfittare della normativa in deroga, temo che sarò inascoltata e non sarà così. Ecco, io avrei un'ultima domanda da parte di Laura in Cantalupo, che chiede se un cittadino vede segnali che possono far pensare ad una presenza di mafie sul proprio territorio, come auto o motorini incendiati, incendi di locali pubblici, ma non ne è testimone diretto, che cosa può fare? Può rivolgersi alla locale stazione dei carabinieri e segnalare questi episodi, perché vedete, noi abbiamo da 10 anni a questa parte il cosiddetto monitoraggio, che consiste nella segnalazione da parte delle forze di polizia presenti sul territorio, quindi per la gran parte ad opera dei carabinieri, vengono segnalati proprio tutti questi episodi, cioè quelli che noi consideriamo reati spia della presenza della criminalità organizzata. Il tipico reato spia è l'incendio doloso di un'autovettura, un motorino, piuttosto che di un mezzo d'opera. Di solito i carabinieri già di loro lo sanno e lo segnalano, però se qualche cittadino
coglie questi segnali che sfuggono evidentemente all'attenzione dei carabinieri, lo andasse a segnalare, proprio perché mensilmente tutti questi episodi vengono portati a nostra conoscenza. Esatto. Sì, c'è una domanda, scusa Paola, via Facebook. Michele Cortese chiede: come si spiega la crescita smisurata di supermercati in provincia di Como e soprattutto nel Canturino? Perché le amministrazioni locali ne consentono la costruzione? Chiaramente è una domanda a cui la dottoressa, dal punto di vista della magistratura, non credo sia l'interlocutrice giusta. Bisognerebbe chiedere alle amministrazioni pubbliche perché il proliferare dei supermercati, però si può diciamo riproporre la domanda: se questo settore un po' specifico ma di grande presenza sul nostro territorio, quello della piccola medio grande distribuzione, può essere un settore in cui c'è un'infiltrazione. Sappiamo che ad esempio in Sicilia un'intera catena di supermercati è stata infiltrata dalla mafia e quindi poi sequestrata, confiscata. Se ci sono segnali di questo tipo anche in Lombardia. In Sicilia e in Calabria è così, cioè che le catene di supermercati sono risultate oggetto di infiltrazione. Non abbiamo invece ad oggi questo tipo di evidenza in Lombardia. Ecco, invece io volevo, non so se poi concludere o se ci saranno altre domande, volevo ritornare sul discorso dei reati spia, perché è molto interessante e anche molto vasto, e credo che potrebbe essere un tema per un ulteriore incontro da approfondire, cioè capire quali sono i reati spia, con che razionalità, con che razio vengono captati dalla DDA e messi in ordine, e quanto sono stati determinanti nel avviare indagini già concluse anche dal punto di vista processuale, di cui si potrebbe parlare, perché il Comasco è stato teatro, io parto dalla famosa arcobaleno, di cui ogni tanto ricompaiono indagini arcobaleno, di cui ogni tanto ricompaiono pezzi in varie indagini, quella è stata, credo, una fucina di reati spia. I reati spia sono per noi fondamentali. Una cosa che volevo segnalarvi è la seguente, che il territorio comasco è stato caratterizzato dal censimento di numerosissimi reati spia. In un arco temporale di 4-5 anni ne abbiamo censiti, credo, 472. E questo numero è andato via via decrescendo fino alle segnalazioni più recenti, che sono in numero decisamente inferiore. Due chiavi di lettura: o le forze di polizia presenti sul territorio hanno perso la sensibilità per cogliere e segnalare questi episodi, ovvero la criminalità organizzata è a conoscenza, naturalmente, che noi svolgiamo questa attività di monitoraggio e si sta ancora più mimetizzando, tra virgolette. Quindi cerca di non dare conto in ogni modo della propria presenza. Prima avevo citato un episodio riferito dal pentito Bellomentonino. Ricordo che in quel periodo era in corso l'indagine Infinito Crimine. Episodi del genere, quindi l'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro le vetrine di bar e di negozi, era decisamente usuale. Vi erano moltissimi di questi episodi. Ora io non ne colgo pochissimi, ci sono rarefatti. Quindi la mia chiave di lettura è che la criminalità calabrese cerchi ancora di più di mimetizzarsi. Per questo, quindi, numero decisamente inferiore di reati spia. Nessun omicidio. Nell'arco temporale dell'indagine Infinito Crimine abbiamo avuto 5 omicidi di soggetti, peraltro, da noi indagati nell'ambito di quell'indagine. Con una battuta dicevo: non facevo a tempo a mettere sotto un telefono, che già me l'avevano eliminato il mio indagato. Ora, da allora, non c'è più nessun omicidio, quindi bassissimo profilo.
Detto questo, i reati spia hanno rappresentato l'input delle nostre principali attività di indagine. Per noi sono importantissimi. Per questo, visto che ci sono dei sindaci presenti, io vorrei oltremodo sensibilizzarli sulla importanza di questi episodi. Ripeto, l'auto bruciata, soprattutto se la vittima è, per esempio, un pubblico amministratore, un funzionario pubblico, un imprenditore, la busta con i proiettili, qualche volta capita una testa di animale mozzata, quindi insomma una varia tipologia di episodi che sono espressione della criminalità organizzata. Quello più classico è l'incendio del mezzo d'opera, evento difficilmente ascrivibile al desiderio di vendetta di un marito tradito, quindi è il classico esempio di una presa di interessi di esponenti della criminalità organizzata. Quindi sono episodi per noi fondamentali, così come, tornando al tema che pure molto mi sta a cuore, del traffico di rifiuti, bene, deve essere segnalata la presenza di camion carichi di rifiuti. Mi rivolgo agli amministratori locali, deve essere fatta formazione alla polizia locale che effettua i controlli, così come è stata fatta nei confronti della polizia stradale, perché si capita, devono essere in grado di verificare, leggere la documentazione di accompagnamento del carico, perché nell'attività illecita, come sapete, si tratta il più delle volte di una documentazione artefatta. Quindi sarebbe importante per la polizia locale un'attività di formazione sul tema dei rifiuti. Bene, un tema che ritorna. Scusa, Paola, se dimmi tu se c'era altro, altrimenti ci avviamo alla conclusione. Se è così, do la parola a Giampaolo Rosso di Arci Como, che non è potuto intervenire all'inizio, e poi chiudiamo. Dimmi, Paola. No, non ci sono più domande, quindi possiamo concludere e ringraziare ulteriormente la dottoressa da parte mia, da parte di tutti. Sono arrivati. Diamo la parola a Giampaolo, e poi chiudiamo. Aggiungo ovviamente il mio ringraziamento alla collega Pioppi e alla dottoressa Dolci per l'importante contributo che ci hanno dato con i loro interventi. Aggiungo, come presidente dell'Arci di Como, che in questo momento che vede ridotta con i circoli chiusi la nostra capacità di fare educazione alla legalità e di promuovere i valori della Costituzione, il fatto di essere riusciti, grazie a voi, a svolgere un dibattito così importante per noi è una speranza grande che anche in tempi di pandemia si possa fare cultura, si possa promuovere la cittadinanza attiva e si possa fare la politica buona che per l'Arci serve. Grazie ancora e scusate il ritardo iniziale. Come dire, ingiustificabile ma reale. Bene, Dario, se dalla regia vuoi dirci qualcosa, come è andato Facebook, altrimenti chiudiamo ringraziando gli ospiti. Sì, direi che possiamo chiudere. Ringraziamo ovviamente tutti, anche il Circolo Ambiente di Ilaria Alpi, per aver organizzato questa cosa molto bella. Bene, ringraziamo di nuovo Paola Pioppi che ci ha aiutato e la dottoressa Dolci sempre disponibile e sicuramente approfitteremo altrettanto uno dei prossimi momenti, speriamo, con un incontro, ovviamente è un altro modo incontrarsi con le persone che ci vedono, ci sentono dal vivo, questo è un mezzo che stiamo appunto sperimentando con tutte le difficoltà, però sicuramente
l'argomento valeva la pena di essere trattato. Speriamo appunto la prossima primavera si riesca a fare con la nostra rassegna. Grazie a tutti e buona serata a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ringrazio anch'io di questa opportunità. Se si vuole organizzare qualcos'altro partendo appunto da questo argomento del questo input dei reati spia e raccontare con la dottoressa Dolci come sono state ricostruite alcune dinamiche criminali, la presenza di alcuni soggetti nel Comasco attraverso le varie indagini che si sono concluse, io sono disponibilissima. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie, buona serata a tutti.